Juan Ramón Fernández, questo è il nome dell'uomo che teneva i collegamenti tra le famiglie mafiose di Bagheria e quelle dei Rizzuto in Canada. Proprio seguendo le sue mosse, i carabinieri sono riusciti a scoprire l'ennesimo tentativo del clan alle porte di Palermo di ricostruire un organigramma in Cosa Nostra. Questa notte sono scattate le manette per 21 presunti affiliati o appartenenti alla cosca di Bagheria, tra di essi anche Giacinto Di Salvo e Sergio Rosario Flamia, ritenuti ai vertici del mandamento bagherese. È riuscito a sfuggire alla cattura invece proprio Fernández, detto Joe Bravo, ritenuto il braccio destro del capomafia di Montreal, Don Vito Rizzuto, da qualche tempo in trasferta a Bagheria per monitorare un traffico internazionale di stupefacenti tra il Sud America, il Canada e la Sicilia. Dietro all'operazione antimafia di questa notte ci sono però numerosi altri elementi. Gli investigatori hanno raccolto prove su un presunto voto di scambio e hanno notificato un avviso di garanzia al sindaco di Alimena, Giuseppe Scrivano, accusato di aver chiesto al boss di Bagheria un appoggio per le regionali del 2012. Ma dalle indagini, durate 2 anni, emergono anche dettagli inquietanti sul controllo del territorio da parte del clan, che pur mantenendo intatti alcuni tradizionali riti come quello della punciuta per l'affiliazione, aveva ramificato la sua presenza in attività commerciali come centri scommessa e locali notturni. Diverse le società e le aziende finite sotto sequestro per un valore complessivo di circa 30 milioni di euro. Tra i locali sequestrati anche il pub Villa Giuditta di via San Lorenzo a Palermo. Gli anziani boss bagheresi intervenivano anche in casi di cattiva condotta dei loro affiliati, come nel caso di una relazione extraconiugale che uno dei padrini ha consigliato di interrompere. Soprattutto sul fronte internazionale le indagini hanno documentato, anche grazie alla collaborazione della polizia canadese, le interazioni e i rapporti stretti tra Cosa Nostra e la famiglia mafiosa italo-canadese dei Rizzuto. Indubbiamente è un'operazione che incide fortemente, in modo decisivo, nell'organizzazione mafiosa di Bagheria, perché abbiamo colpito i livelli più alti. Purtroppo, come sappiamo, la mafia ha una malefica capacità di rigenerarsi, quindi nessuna operazione in sé può considerarsi l'evento finale della lotta contro la mafia. La lotta contro la mafia è un lavoro in progress, un lavoro in fieri che deve essere ripetuto e rinnovato tutte le volte. Non ci sono vittorie definitive, ma successi contingenti che però devono preparare ulteriori attività. A portare i carabinieri nella direzione giusta e soprattutto all'identità dell'autore del delitto è stato il telefonino di Massimo Pandolfo. L'analisi dei tabulati ha rivelato infatti la lista delle ultime chiamate fatte e ricevute dall'imprenditore 46enne ritrovato ad Acqua dei Corsari il 26 aprile, ucciso con 40 coltellate, sfigurato da colpi di pietra. Determinante è stata proprio l'ultima chiamata partita dal cellulare di Pandolfo, destinatario un giovane di 17 anni, lo stesso che i carabinieri hanno raggiunto e fermato ieri sera e che stanotte, dopo un interrogatorio Fiume, è crollato. Alla fine il giovane ha ammesso di avere ucciso Pandolfo al culmine di una lite durante un rapporto sessuale, confermata dunque la pista passionale che in effetti gli investigatori avevano privilegiato da subito. Lo sfondo dell'omicidio è quello delle relazioni omosessuali. L'uomo infatti era solito frequentare locali gay, ma anche cercare incontri a pagamento con altri uomini. Sarebbe andata così anche con il 17enne. Il ragazzo ha riferito di un diverbio scoppiato durante il loro incontro clandestino ad Acqua dei Corsari. Ha ammesso di averlo colpito con il coltello e di averlo sfigurato con una pietra, particolare che ha reso difficile il riconoscimento. All'identificazione di Pandolfo si arrivò solo dopo alcuni giorni e dopo che era stato scambiato per uno psicolabile scomparso da Palermo. Il giovane ora si trova al carcere minorile Malaspina, le indagini però proseguono. Non si esclude che il ragazzo possa avere avuto altri complici o che qualcuno lo ha aiutato anche a fare sparire l'auto, non ancora ritrovata. Ci sono gli stipendi, ci sono i dipendenti, ma in molti casi mancano attrezzature e mezzi. Il tormentato ritorno al lavoro degli operai Jessip si sta rivelando più complicato del previsto. Ufficialmente rientrati da venerdì scorso, gli operai hanno dovuto aspettare 3 giorni per sapere a quali compiti essere assegnati. Una volta entrati in servizio, però, molti di loro hanno scoperto che mancavano le attrezzature. È il caso degli addetti al verde, ancora senza tute, guanti e stivali per poter lavorare. Poi c'è il capitolo del trasporto di persone disabili, anche qui gli addetti ci sono ma mancano i mezzi, fermi nel garage del comune. Nel frattempo i dipendenti aspettano indicazioni su adulti e bambini che dovranno usufruire del servizio. Per altri operai invece il lavoro non è mai ripreso, stanno infatti seguendo un corso formativo per poter accedere alla cassa integrazione, già perché il piano previsto dal comune di Palermo prevede proprio il rientro dei 1800 lavoratori in servizio con 900 euro al mese più assegni familiari e contributi. Dall'amministrazione assicurano che tutti i problemi organizzativi degli ultimi giorni saranno presto risolti. Nel frattempo è arrivata però la richiesta di mettere al lavoro comunque quegli operai al momento fermi per mancanza di strumenti di lavoro.